Lorenzo Mora subito a cercare di spingere il più possibile con la subacquea. Bene, occhio all'uscita. Italia davanti nella prima parte di gara, nella prima frazione, con Lorenzo Mora, virata con Lorenzo che ha un piccolo margine di vantaggio nei confronti della Romania, che con Angel sta cercando di spingere il più possibile. È un Lorenzo Mora devastante rispetto agli avversari, almeno in questa prima parte di gara. Italia da 22 e 98, prima posizione. Adesso tocca alla rana Nicolò Martineghi, lanciato perfettamente, 22 e 98, torna sotto i 23 secondi. Mora non poteva fare il lavoro migliore. Una macchina adesso quella lanciata da Martineghi e da Mora, che ha un vantaggio già determinante. Via via, via così con l'Italia nettamente al comando. Nicolò Martineghi quasi si schianta sulla piastra, il cambio con Thomas Ceccon nel Delfino, lo stacco a 0,28. Per il momento non ci sono cambi a rischi per l'Italia, un'Italia che vola rispetto al resto della vasca, rispetto al resto della concorrenza. Sotto 10 secondi l'andata di Thomas Ceccon, 9,82 per fare 25 metri adesso dalla parte opposta, e poi toccherà a Lorenzo Zazzeri con la Gran Bretagna, che prova a recuperare il vantaggio dell'Italia, però è enorme. Zazzeri che stacca 0,22, le bracciate dell'azzurro con Gran Bretagna e Paesi Bassi che provano a mettersi in scia, vantaggio acquisito enorme. Italia vicinissima alla conferma, sempre con un'occhiata anche al cronometro. Lorenzo Zazzeri e la staffetta azzurra volano verso il gradino più alto del podio. Medaglia d'oro, Italia campione d'Europa. E il tempo con cui si chiude il tutto, 1:30 e 78, neanche troppo lontano o lontanissimo dal record del mondo. Italia sul tetto d'Europa, si diceva, davanti a Gran Bretagna e Olanda. La conferma che nell'insieme di squadra, quattro stili da mescolare, siamo i più forti. Ma questo è molto importante, ritrovare il successo in una staffetta mista dopo quello che è successo quest'estate. Cambi assolutamente regolari quelli dell'Italia, per cui nessun timore sotto questo punto di vista per una classifica che ancora non è stata ufficializzata. Italia che aveva bisogno di un risultato anche in chiave campionato europeo. Intanto direi che ci sia piena soddisfazione del team. Mancava l'oro, non poteva sfuggire a questa staffetta mista, troppo superiore rispetto al contesto generale, come hanno dimostrato i ragazzi frazione su frazione. Che gara, abbiamo preso il volo fin da subito. Il cambio a rischio è l'ultimo cambio della Romania, per le prime tre posizioni non ci sono problemi, quindi Italia, Gran Bretagna e Olanda.